Ciao ragazzi, lavoro da remoto e sono spesso in giro. I posti migliori per lavorare quando sono fuori città sono i coworking, dei locali fatti apposta per lavorare. Oggi vi voglio raccontare com'è il 21 Way of Living di Milano, per gli amici 21 Wall. Si tratta in realtà principalmente di un co-living, ovvero una specie di hotel con degli spazi condivisi come cucina e lavanderia. C'è poi appunto una sala per lavorare, un co-working interno ed esterno, che loro chiamano co-working, da cozy, quindi accogliente, e un posto di lavoro accogliente. Io sono Giuppi e in questo video valuteremo la location, i servizi per lavorare, quanto casino c'è e quanto pagato, qual è il prezzo delle 21 Way of Living, 21 Wall che è meglio. Dicevo appunto che principalmente un co-living. Questo lo abbiamo capito quando siamo arrivati. Ci hanno fatto accomodare vicino alla reception in attesa che si liberassero i posti nei tavoli del co-working, occupato appunto ancora dalle colazioni dell'hotel. La sala però è veramente molto bella. Classico social table molto grande, tanti tavolini, poi c'è questa zona sotto le vetrate ben illuminata, librerie coi divani, l'arredo è molto curato. Ci sono poi queste scimmie sulla carta da parati. Non so perché queste scimmie rendono il tutto ancora più accogliente, quindi la scelta è azzeccata. Ha poi delle salette carine a disposizione, un pochettino per mettersi in disparte se si deve fare una cosa veloce, una telefonata. E poi ovviamente ci sono le sale riunioni da prenotare, in cui appunto si chiude la porta, si ha silenzio, e classiche sale riunioni. Anche queste molto ben arredate, c'è proprio una grande cura nei dettagli. Anche la parte esterna è molto curata, ci sono tanti tavoli, poi c'è questa specie di arena con tante sedie dove faranno un sacco di eventi, c'è una parte un po' più esotica con l'altalena che è molto scenografica, insomma anche fuori è curatissimo, d'estate deve essere molto piacevole. La colazione si è fatta attendere, però era molto buona, così come era molto buono il pranzo, un sacco di alternative, un sacco di piatti vegetariani, ottimo per me, anche vegani, insomma la cucina promossa come, così come il personale, sono tutte persone giovani, gentili, ci siamo trovati molto bene, abbiamo chiacchierato, quindi top. È un coworking molto giovane, è più un locale vivo dove però si lavora e quindi è proprio, ti dà un senso di accoglienza, si lavora con piacere. Da questo punto di vista la location è da 10, per quanto non ci sia una scala di voti, 10. Bello, ma come ci si lavora? È só isso, non vem mais jeito, acabou. Boa sorte, non tenho che dire. Appunto, l'attesa all'inizio, siamo alla fine entrati nel coworking vero e proprio verso le 10, può essere un problema se si hanno delle call importanti da fare al mattino, si ha subito comunque tanto lavoro prima, insomma, magari è stato un problema della giornata, c'era un casino particolare, questo non posso saperlo. Diciamo che più flessibilità avete durante la giornata, più si adatta al posto. Se invece avete una giornata molto rigida come impegni, bisogna conoscere meglio, capire meglio gli orari. Ovviamente internet dà paura, neanche a dirlo, siamo a Milano, non mi è venuto neanche il dubbio, però io il test l'ho fatto lo stesso, velocissima, così come le prese, siamo in coworking, super attrezzato, ho preso ovunque, dentro, fuori, quindi nessun problema. Ci sono un sacco di tavoli diversi, potete stare a un tavolo normale, tavolini bassi, sdraiati sul divano, sull'altalena. Le alternative non mancano, infatti durante la giornata mi sono spostato tanto, quindi si può lavorare in maniera molto comoda, ma anche normale, tradizionale, in maniera anche più rilassata, quindi si lavora in mille modi diversi. Quanto casino c'è dentro questo 21 Wall? Anche i bambini, che cazzo lavoro, cosa gli dico ai clienti? È un pochettino di casino c'è, nel senso che c'è la musica che non è ad alto volume, non dà fastidio, però ovviamente c'è, quindi potrebbe dar fastidio se qualcuno deve stare tanto al telefono. Poi ci sono le sale riunioni prenotabili, fuori ci si può appartare, però c'è comunque della musica, è un ambiente in cui non è previsto il silenzio come in altri coworking. Poi c'è appunto la reception che accoglie anche tutta la parte di hotel co-living, quindi abbiamo visto un po' di via vai di gente. Non è proprio il classico posto super serio, super silenzioso, se cercate quello forse questo non è il posto giusto, è un posto un pochettino alternativo.
Veniamo al prezzo. Quanto ho pagato? Una giornata di coworking al 21 Way of Living mi è costata 18 euro, che però includono anche il pranzo con un piatto incluso buonissimo, refill illimitato d'acqua, insomma, comunque si mangia e si beve. In realtà dovrebbe costare 9 euro solo coworking, solo la postazione, e posso assicurarvi che i prezzi sono ottimi per il tipo di posto e soprattutto in relazione ad altri coworking in cui sono stato, quindi a livello di prezzo secondo me è validissimo. I keep playing your part, but it's not my scene. Want this plot to twist, I've had enough mystery. La mia opinione complessiva sul 21 Way of Living, opinione che può ribaltare completamente i risultati delle altre votazioni, è che è un bellissimo posto per andare a lavorare. Un posto alternativo, non è il classico coworking serio, ma anzi è un coworking in cui si lavora con piacere, si chiacchiera con piacere con le altre persone, col personale, con chi lavora lì. Infatti è famosissimo per il networking, un sacco di gente va lì per conoscere altre persone, youtuber, ma anche persone che fanno lavori normali. Insomma, è un posto consigliato se volete lavorare in un posto molto molto friendly, amichevole. Se cercate un coworking molto serio, molto professionale, con molto silenzio, non è questo il posto giusto. Anche se, appunto, essendo molto grande, si ha la possibilità di trovare lo spazio adatto. Ci sono coworking in cui non è permesso, per esempio, parlare, tra virgolette, comunque il silenzio è raccomandato ed è comunque fatto dalla maggior parte delle persone. E quindi, se cercate quel tipo di coworking, il 21 Way of Living potrebbe non essere quello giusto. Però io vi consiglio almeno di andare a provarlo se cercate un coworking o vi trovate a Milano o perché abitate a Milano e avete bisogno di un coworking. Perché io credo che sia proprio un bel posto in cui andare a passare del tempo, perché appunto fanno eventi, il personale è simpatico, insomma è proprio un posto in cui ci si sente a casa. Bene, fatemi sapere nei commenti se anche voi siete stati al 21 Way of Living e come vi siete trovati, e soprattutto se avete dei coworking da suggerire fatemelo sapere. Io sono spesso in giro e molto volentieri mi piace appunto provare questi coworking. Noi come sempre ci vediamo al prossimo video, al prossimo coworking, al coworking, a quello che sarà. Grazie come sempre per aver visto il video, alla prossima!